Sia lodato Gesù Cristo e Gesù è il Signore. Oggi con l'aiuto di grazia leggeremo, pregheremo, commenteremo il Salmo 52. Perché ti vanti del male, o prepotente nella tua iniquità? Ordisci insidia ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlar sincero. Ami ogni parola di rovina, o lingua di impostura. Perciò Dio ti demolirà per sempre. Ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. Vedendo, i giusti saranno presi da timore e di lui rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza e si faceva forte dei suoi crimini. Io invece, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Allora, questo salmo inizia con un rimprovero nei confronti dell'empio. Perché ti vanti del male, o prepotente, nella tua iniquità? Quindi noi sappiamo che ci sono degli empi di potere che sono arroganti ad imitazione del loro padre spirituale e che sappiamo benissimo chi è. Quindi lo sentite, chi l'ha già sentito? La vocina che ha questo personaggio, quindi i figli spirituali di questo personaggio sono arroganti, sono prepotenti e ordisci, insidia ogni giorno. La tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Quindi il Salmo, che è parola di Dio, che è preghiera ufficiale della Chiesa, ci insegna che esistono questi empi. È uno dei tanti salmi che fanno riferimento all'esistenza degli empi. Gli empi amano il male ad imitazione del loro padre spirituale, Satana, che odia Dio e odia il prossimo. Anche loro odiano Dio e odiano il prossimo, quindi tramano sventure nei confronti del prossimo. Ed ecco che il salmo prosegue dicendo, facendo una fotografia di questi empi, di questi prepotenti, personaggi soprattutto di potere. E l'abbiamo sentito, il demonio cosa ha detto in riferimento ai molti politici che finiscono all'inferno? Lo ha detto Chiarotone e anche gli altri che hanno fatto il patto con lui. Questi creano le situazioni, essendo personaggi di potere, a danno del prossimo. Quindi congiurano per fare guerre, congiurano per fare leggi economiche, sociali, leggi che incidono sulla famiglia, sul tessuto sociale, sul tessuto lavorativo, in tutti i campi dell'attività umana, a danno del prossimo. E loro, come dice il Salmo, preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. E tra questi vi sono anche dei personaggi dei mass media, dei giornalisti. Il demonio lo ha detto, in un esorcismo. Ha detto che certi personaggi dei mass media si prostituiscono per denaro e spacciano menzogne. E lui li conosce bene, sono sono i suoi figli spirituali. E prosegue il Salmo, attenzione, perciò Dio ti demolirà per sempre, attenzione per sempre, ti spezzerà, ti strapperà dalla tenda, ti sradicherà dalla terra dei viventi. Quindi è chiaro che questo è un monito per l'aldilà, l'inferno. E l'ha detto il demonio, l'ha detto, miliardi sono giù all'inferno. E il demonio in un altro esorcismo riportato da Don Cagliari, Trattato di demonologia, in un famoso esorcismo in Medio Oriente, ha detto vengono giù uno dietro l'altro che quasi non si contraddistinguono, quindi vanno al caldo a bruciare con lui e condividere l'infelicità.
Quindi ti strapperà la tenda e ti sradicherà tra i viventi, ti demolirà per sempre. Quindi la pena eterna infernale, per quanti, fino alla fine resistono agli inviti da parte di Dio alla conversione, e quindi gli resistono, e quindi non chiedono perdono ai loro peccati e finiscono a far compagnia al demonio. Dice, vedendo i giusti saranno presi da timore, di lui rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza, si faceva forte dei suoi crimini. Sulla terra era potente, quindi aveva possibilità di azione, di incisione nel tessuto sociale, perché occupava posti di grande responsabilità sulla terra, anche grazie alle sue ricchezze. Cioè, questo fa riferimento alla banda dei ricchi e puloni, per capirci. Che però poi le ricchezze la lasciano di qua perché muoiono anche loro come tutti, eh? E se non si sono convertiti, finiscono all'inferno. Quindi, per sempre, per cui il giusto dal paradiso vedrà, dirà, ecco la fine che hanno fatto. Infatti dice, io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mia nella casa di Dio, che quindi in primis la Chiesa, ovviamente, ma abbiamo il paradiso. Allora, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma se si rifugia nella Chiesa, però qui può subire comunque delle angherie e delle persecuzioni, verissimo. Però attenzione che dobbiamo pensare a Međugorje. Quando la Madonna passa a Međugorje, e lì hanno creduto, le persone che vivevano a Međugorje hanno creduto, e pregavano tutti i giorni le tre corone del rosario, perché io, quando sono stato tanti anni fa, la sera, si celebravano una messa, e recitavano le tre corone del rosario tutte le sere. Loro sono stati preservati dalla guerra che attorno ha distrutto, ci sono state quindi uccisioni, le violenze tipiche della guerra, che invece ha risparmiato Međugorje, oasi in cui si sono applicati da parte di tutti, quasi tutti, insomma, quelli che vivevano a Međugorje, quei messaggi della Madonna che ha raccomandato, quindi la preghiera del rosario, e pregavano, pregavano, chi è stato lì lo vedeva, la sera c'era la tre corone del rosario, poi c'era la preghiera di benedizione, c'era la preghiera di guarigione, c'era la celebrazione eucaristica, sono stati preservati, e attorno a quest'oasi di pace, di protezione, ci sono state le violenze della guerra che tutti sappiamo. Quindi se noi applichiamo veniamo protetti, come anche ci insegna il Salmo 91. E qui dice, io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e per sempre. E conclude, voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Quindi il fedele che spera nel Signore, che vive gli insegnamenti di Dio e vengono ricordati dalla Madonna, perché la Madonna non inventa nulla, ricorda semplicemente i cardini della nostra fede, che poi preghiera, sacramenti, lettura della Bibbia, digiuno, sono gli insegnamenti del magistero costante della Chiesa, il magistero non le interpretazioni moderniste che vanno per la maggiore, sappiamo da chi ispirate. Ecco, chi fa questo sarà, vivrà felice in eterno, e invece gli altri, per gli altri è riservato lo stagno di fuoco e di zolfo, e sono espressioni bibliche che trovate nell'Apocalisse. Non invento nulla, le trovate là. Ecco che questo salmo ci insegna che la sorte degli empi che rimangono tali fino alla fine, che non si convertono, il loro destino sarà l'inferno, come la Madonna ha mostrato a Fatima, e io ho letto al personaggio, al demonio, gliel'ho letto, ciò che la Madonna ha mostrato. Questo è il quadro che attende, la situazione che attende, anche se sono atei, anche se fingono di essere atei, maggior parte, anche se non vogliono credere, dico di non credere. Non è che con questo, il fatto di non credere o non voler credere, la loro destinazione sia diversa. Perché dice l'Apocalisse, per gli increduli è riservato lo stagno di fuoco e zolfo. Siccome nessuno è giusto davanti a te, Signore, se uno non crede, non sente neanche bisogno di chiedere perdono ai propri peccati, e siccome nessuno è giusto davanti a te, Signore, allora in mancanza di appello alla misericordia di Dio,
scatta la perfetta giustizia di Dio e nessuno è giusto davanti a te, Signore, e quindi il fuoco li attende assieme al loro padre spirituale che li ha ingannati, che li ha illusi. Ha usato lui questa espressione. Io lo illudo, io illudo. Al prossimo salmo.